Siamo in Verona Fiere, MBE. Come sapete, da quest'anno collaboro con la Di Traverso, parte adventuring per i nostri viaggi, i nostri giri, ma c'è una parte della scuola che a me è sconosciuta, che è la Di Traverso School, che si occupa di flat track. Noi qua abbiamo Marco Belli. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Dopo ti chiederò il palmarès, perché prima me l'hai detto velocemente, tu non vuoi parlare di risultati, ma io te lo chiederò lo stesso. Subito, prima domanda. Abbiamo qua un YZ 4,5. Sul mio canale si parla molto di così, di tecnica, di quello che di come viene trasformata la moto e tutto, e quindi volevo raccontare un po' come nasce una moto vera da flat track, quindi non quelle piccoline d'allenamento, okay, ma una vera. Quelle serie, quelle performanti. Perché questa, con scritto Remy Gardner, è appena rientrata dalla 100 km dei campioni a casa di Valentino Rossi, dove sì, tu eri presente. Assolutamente, ero presente, ci siamo divertiti tantissimo, ho avuto l'opportunità di fornire una moto a Remy Gardner, una Elia Bortolini e una, fortunatamente l'ho usata anche io. E come dici tu, sono moto specifiche e a maggior ragione al ranch devi avere tutte le caratteristiche corrette per poterti esprimere al meglio. La base è una moto da cross alla quale vengono ribassate le sospensioni, praticamente invece di poter lavorare una certa quantità viene ridotta l'escursione con dei tamponi e quindi la moto rimane molto più bassa, baricentro più basso, più agilità. Altra caratteristica molto importante della nostra disciplina sono il tipo di pneumatici, sono ruote da 19. Le possiamo considerare delle ruote tipo rain perché il tassello è molto basso, sono 6 mm. Questo significa che sulla terra non hanno molta presa e quindi permettono il pattinamento. Il gesto atletico appunto del flat track è quello della gestione della perdita di aderenza sia dell'anteriore che del posteriore, quindi non dobbiamo avere troppo grip. Un altro lavoro di base che si fa è dare un pochino di più di angolo di sterzo andando a modificare la battuta. E poi in realtà se ne potrebbero mettere tanti altri, dalla frizione antisaltellamento, controllo di trazione, cambio elettronico, launch start, ce n'è parecchi. La moto è tubeless o è camera d'aria? Camera d'aria, camera assolutamente, d'aria. Anche perché in questo caso togliere del peso, soprattutto dalla gomma posteriore, non ha senso. Noi abbiamo necessità di trasferire trazione per terra, quindi più è pesante, più il rotolamento, diciamo, è lento nell'innescare il pattinamento, più hai trazione, più ti manda avanti. Certo. Tu pensa che una volta negli Stati Uniti, che è la patria del flat track, si metteva una seconda camera d'aria con dell'acqua, in maniera tale che ci fosse tutto questo effetto volano che ti permetteva di trasferire trazione sul terreno. Ok, e a livello di motore? Motore ce n'è già tantissimo, sì. Più cavalli hai, più devi gestire. Meno cavalli hai, più è facile metterli a terra. E perché non si parte da una base tipo del VR da enduro, che magari ha un motore con più coppia e meno alti? O... Guarda, credo che sia semplicemente una questione di omologazione e poi di registrazione, cioè i VR poi dopo devi pagare il bollo, l'assicurazione, okay, e quant'altro, okay. Il cross, in realtà c'è anche un delivery del motore che è leggermente diverso. Il cross è un po' più potente e sale più velocemente. Al pilota esperto piace questo tipo di reazione, al pilota neofita invece potrebbe piacere di più il flywheel, l'albero motore un pochino più pesante, caratteristico dell'enduro, sempre per un sistema diverso di delivery della potenza. Scarico della potenza. Esatto. Allora, qui vediamo il freno anteriore, perché mi hai detto che ci sono, io non lo sapevo, ci sono due tipologie diverse di flat track, almeno due. Allora, il flat track è una disciplina che viene corsa principalmente sugli ovali sterrati di varie dimensioni, short 400 metri, half mile 800 metri, mile 1600 metri. In questi tre circuiti è vietato il freno davanti, anche perché se si pensa di arrivare in curva sulla terra e fare una bella con pinzata, queste gomme qua, si chiude l'anteriore, cadi ed è finita. E mentre invece nel technical trail, che è sempre un ovale però prevede anche almeno una curva destra, quindi una sorta di fagiolo e un dislivello altimetrico, è consentito il freno anteriore. Quindi il ranch è una pista dove ci sono curve a destra e a sinistra, hanno uno sviluppo di 2500 metri e consideriamo che tutti i piloti del ranch vengono dalla velocità o il 90%, quindi è fondamentale la capacità e la sensibilità dell'utilizzo del freno anteriore. Quanto ti sei divertito al ranch? Infinito. Che tu vai, quante edizioni è ormai? Tutte, io ho fatto 9 edizioni di 100 km e le prime 2 edizioni di Endurance. Ah, quindi ormai devi dirlo, dai. Sono il più vecchio. Sei più, no, non questo, devi dire il palmarès però, dai.
4 italiani, 3 inglesi, 2 europei, un mondiale, qualche affermazione anche nel supermoto e nel flat track negli Stati Uniti, 3 podi alla Pikes Peak, basta dai, basta. Oh, direi che ci siamo. Quindi di per sé la moto, hai citato anche modifiche anche semplici, diciamo, da sì, fare, che sì. Anche una persona normale, se comprasse un YZ da cross, potrebbe anche realizzarsi. In Italia è una disciplina diffusa a livello di piste? Purtroppo c'è un limite proprio dato dalle strutture. Abbiamo poche piste, ci appoggiamo alle piste da Speedway principalmente, quindi che stanno nel nord Italia. Sono differenti le piste da Speedway? Allora, la pista da Speedway, lo Speedway corre da 285 a 425 metri. Ah, okay. È proprio quella caratteristica. Ma il fondo di un è differente? Certo tipo di tu tieni presente che non esiste un fondo uguale a un altro. Okay. Non esistono piste identiche. Io sono un collezionista di terre, perché in ogni posto dove andavo a correre, quando mi ricordavo, prendevo una manciatina di terra e ho una bacheca a casa con una trentina di vasetti, non ce n'è uno uguale all'altro. Che spettacolo. È una figata, è una roba da feticista. Ognuno piace. Quando andavo forte, annusavo la terra e cercavo di capire subito le condizioni, perché davvero, semplicemente dal colore riesci a capire che tipo di risposta avrai, quindi come ti devi comportare e quant'altro. E quindi poi, dopo il palmarès sportivo, ovviamente hai la parte, oggi la parte di Traverso School. Sì. Da quanto, come si svolge? Allora, 2014 non ce la facevo più a non riuscire a esprimere questa mia passione, mi sono inventato questa scuola. E in realtà è stato un passaggio quasi naturale, perché il flat track è una disciplina un po' particolare, siamo tutti amici, perché tanto poi ti devi esprimere in pista e non ci sono investimenti che contano o non contano. Come abbiamo detto prima, sono molto, molto basiche. Qui fortunatamente il gas dice ancora la sua. Quindi siamo tutti amici, è un ambiente molto piacevole. Quando sei in pista, se vedi qualcosa di strano, ti avvicini con rispetto al pilota e provi a dargli 2 suggerimenti. E su quest'onda qui, un suggerimento oggi, un suggerimento domani, ho aperto una scuola che è stata la prima in Europa e forse anche, credo, nel mondo ufficialmente riconosciuta FMI, quindi anche FIM, iscritta al CONI, siamo tutti istruttori certificati e cerchiamo appunto di trasferire quella che è la nostra passione. Voi avete una collaborazione con Yamaha, siete partner ufficiale? Sì, siamo partner tecnici ufficiali già dal primo giorno, dal 2014. Yamaha ha subito creduto in questo nostro progetto, ci ha subito fornito le moto. Inizialmente abbiamo utilizzato le SR400, quindi monocilindrico 2 valvole, alcune le abbiamo ancora in casa, poi abbiamo affiancato TTR125 per i ragazzini. Che è questo qua che vediamo alle nostre spalle. Dietro, esatto. E poi abbiamo l'YZ250 e l'YZ450. Tra l'altro quest'anno avremo una novità, perché abbiamo visto che c'è qualche resistenza, no? Purtroppo ognuno di noi sta nella propria comfort zone, quella roba maledetta, e noi invece chiediamo di andare un pochino oltre. Abbiamo visto che qualcuno ha qualche resistenza, quindi quest'anno abbiamo lanciato un nuovo corso con la possibilità di appoggiarsi a un coach, che, se mi permetti, lo faccio, ve lo presento anche solo di faccia. Lui è il nostro nuovo prodotto di quest'anno, ciao, l'ho costruito, e appunto aiuterà quella parte più di testa che rende un pochino difficile questo scalino per potersi mettere in gioco. Quanti piloti oggi, pilota principali che segui? Beh, allora seguiamo Elia Bartolini, che è la nostra punta di diamante. Ho iniziato a lavorare con lui quando aveva 12 anni, ormai ne ha 20, e con noi ha vinto 2 campionati Ice Trophy, ha vinto una tappa del mondiale flat track. Appena riusciamo lo facciamo correre al di fuori di quelli che sono i suoi impegni ufficiali. Da quest'anno correrà nel mondiale Superbike classe 300, quindi ci fa molto piacere seguire. Quindi, dall'esperienza tua e delle corse eccetera, hai deciso anche di agganciare la parte di coaching? Sì, assolutamente, perché uno non ci pensa mai, però in realtà la testa è quella che fa il 90% delle cose. Possiamo essere tutti bravi, possiamo dare quanto gas vogliamo, ma se poi la testa non ci segue, il gas non serve a niente. Io ho provato il flat track un po' di tempo fa, non ci ho capito niente. Non era però non era da te, ma non ho capito veramente nulla. Quindi non vedo l'ora di provare, magari non il 4,5 così. No, però... partiamo per gradi, perché fondamentalmente tu devi andare a casa con qualcosa che hai imparato
e con un sorriso sulle labbra. Se io ti do al mattino questa moto, dopo 5 minuti mi dici: Marco, lascia stare, perché questa è una moto veramente molto performante che inizia a essere efficace dopo un certo livello. È come quando vai in pista e devi scaldare le gomme, se non le scaldi la moto non va, così come se non scaldi i freni la moto non va, e allora devi già essere da un livello in su. Però normalmente nei nostri corsi si parte con delle moto basiche per poi arrivare a fine giornata a utilizzare anche il 2,5 e il 4,5. Ci sono la possibilità di creare una formazione specifica per la gara, ma anche di passare alcuni limiti personali che abbiamo. Tipo una riabilitazione dopo l'incidente. Ci sono freni mentali che sicuramente ci bloccano, e quindi appunto abbiamo pensato: ma perché non aiutare, perché poi non è il mio mestiere, ognuno il suo, no? Io, è bravissimo. E lui ti dice: guarda che da adesso non so, sì, come lo dirà, però darlo in un certo modo o in un altro ti cambia qualcosa, solo che con alcuni riesci a farglielo capire, con altri non riesci, ci vuole una lingua specifica. Ho sbagliato? Il flat track ti approcci sia perché stai facendo gare, quindi un agonista, sia anche un normale motociclista che ha fatto una caduta o semplicemente vuole migliorare il suo stile e ritrovare una sicurezza. Cioè, c'è un'evoluzione nel mondo moto e quindi ci sono più potenze, più elettronica, saperle gestire è una cosa importante. E si va incontro a che cosa col flat track? A scivolare fuori dalla zona di comfort, ed è molto maledetta. Mentale, e si rientra nel gioco delle resistenze. Io ho una resistenza a fare una cosa che è contro natura, oppure col coaching si lavora su ciò che è non invalidante, quindi ho un piccolo trauma, comunque vado in moto, però non sono più lo stesso, ho delle paure, lavoriamoci. Non serve grandi cose psicologiche, qui si tratta di unire l'azione, che nel coaching è importante, con una strategia, un ragionamento differente che mi aiuti a andare oltre la barriera. Quindi ce la farai anche tu? Ma io non vedo l'ora, non vedo l'ora di provarlo, non vedo l'ora di, se riusciamo a combinare qualcosa tutti insieme. Principalmente dove operi in Nord Italia? A Castelletto Ticino, dove avremo le prime date l'11 di febbraio, e poi a seguire bene o male ogni 10-15 giorni facciamo una data. Quindi sei super pieno di appuntamenti tra super gare. Pieno, anche perché il gruppo di amici può essere gestito, la singola persona e quant'altro, possiamo adattare a fronte delle necessità. Allora Marco, grazie. Grazie a te. Grazie anche a te, non vedo l'ora di vedervi in pista, perché io voglio provare il flat track. Voi siete curiosi di provare questa disciplina? Fatemelo sapere, perché magari a breve avremo modo di organizzare qualcosa proprio con loro, magari non con questa splendida 4,5 di Remy Gardner, ma con qualcosa di un po' più umano, però per approcciarsi così alla disciplina. Ci vediamo, ciao! Sei arrivato alla fine di questo video, sulla mia destra puoi trovare il pulsante iscriviti, mentre sulla sinistra trovi il video più recente pubblicato e il video che secondo YouTube è più nelle tue corde. Ricordati, se vuoi, che puoi venire a seguirmi su Instagram, dove puoi anche pormi delle domande al quale cercherò di darti risposte. Il video è finito, noi ci vediamo qui col prossimo. Ciao!